Sopralluogo di Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, sul cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide. Un giro per verificare sul campo lo stato dei lavori della struttura, che una volta completata potrà contare su 376 posti di degenza. L'ospedale andrà a sostituire i vecchi plessi di Rossano e Corigliano, fornendo dunque una risposta significativa alla richiesta di sanità. Con Spirlì anche il dirigente regionale responsabile del procedimento, Domenico Pallaria, il dirigente del settore edilizia sanitaria, Pasquale Gidaro, il presidente della società appaltante, D'Agostino Costruzioni, e il responsabile tecnico del concessionario. E la grande soddisfazione è di vedere tanto un cantiere che è in grande movimento, apprendere che tutto quello che in realtà è partito solo 3 mesi fa, perché se, più o meno è partito nel mese di gennaio, io avevo firmato l'apertura, diciamo, del cantiere, autorizzazione nel mese di novembre, e questa è una soddisfazione che mi prendo, perché credere in questi progetti è la cosa primaria. E devo dire che un progetto che era fermo, pur nelle fasi di lavorazione, di controllo, eccetera, però si era un po' arenato, era necessario un pizzico di coraggio, un coraggio che abbiamo pensato di dover avere proprio per garantire ai calabresi la nascita di un ospedale che sarà un ospedale con 376 posti di degenza, 330 ordinari, 46 di intensiva.